Ma vengo sempre volentieri qui perché c'è un bell'ambiente, è un po' una festa anche per noi, poi facciamo la gara con gli altri ragazzi e è molto divertente, poi siamo un po' più rilassati a fine stagione, quindi le facciamo volentieri queste cose. Chi è che ha fatto questo bilan della stagione? Sì, questa stagione ha avuto tanti alti e bassi, ha avuto un periodo purtroppo dove avevamo tanti slalom a fine dicembre, inizio gennaio, dove ho fatto fatica, ho iniziato a uscire parecchio in slalom, sono uscita 4-5 volte di seguito e è stato veramente duro anche di testa, ho fin pensato quasi, non so, smetto di sciare perché è difficile quando provi tanto una cosa, ti sembra che quasi venga e poi non arrivava nulla e è stato un po' duro di testa, poi alla fine mi sono ripresa e a fine stagione ho ancora portato a casa qualcosa di buono. Chiaramente non è che posso essere soddisfatta perché puntavo molto di più e anche come ero partita la stagione andava decisamente meglio, però le difficoltà ci sono e le ho affrontate e sono arrivata a fine stagione pronta per prepararmi per una nuova. E direi che sì, a Sochi non sono andata perché è l'anno che sono rimasta ferma per il problema alla schiena, quindi la voglia di andare chiaramente a partecipare e non solo ai Giochi Olimpici è tanta. Chiaro che sarà il mio obiettivo e vorrei proprio fare una stagione senza aver poi pensieri di avere alti e bassi, provare proprio tutte le gare a godermele e poi vedere cosa viene, perché tante volte credo che quando inizi in Coppa del Mondo sei un po' più spensierato, arrivi a 30 anni che anche non volendo fai sempre un po' di conti nella testa e quello non è giusto, soprattutto cioè, se non stai per vincere, non stai vincendo nulla. Quindi vorrei proprio fare una stagione un po' spensierata e vedere cosa arriva, perché secondo me può arrivare qualcosa di buono. Sì, adesso ho ancora un periodo un po' pieno di cose, chiaramente non intenso a livello mentale, ma più continuare a essere presente in certe occasioni. E poi devo fare ancora l'esame del master istruttori a metà maggio, quindi mi devo preparare per quello. Poi dopodiché credo, spero di avere un periodo un po' per staccare, perché ci vuole, a fine stagione ci vuole. Ok, ciao, sono Irene Curtoni. Tanti saluti, un bacio e venite a trovarci. Ciao.